Dottor Sarlo, a volte basta un numero invece che fare domande o addentrarsi in discorsi. 150 anni di storia. 150 anni di storia nel nostro settore sono importantissimi, è un'attività molto particolare che richiede la necessità di ristrutturazioni continue, di aggiornamenti e soprattutto di gestione del personale, ma soprattutto di una clientela importante. Insomma, noi operiamo nel mondo internazionale, il 90% dei nostri clienti sono stranieri, sono anni che facciamo un'attività persistente e capillare su tutti i mercati e quindi è un compleanno importante. 150 anni vuol dire aver visto scorrere la storia di Sanremo, dell'Italia, dell'Europa, del mondo. Difficile fare un riassunto, praticamente impossibile, ma il Royal ha attraversato la storia di famiglie, persone, paesi. E Sanremo nel secolo scorso era una delle destinazioni più prestigiose, quindi quando c'erano i membri delle case regnanti che frequentavano Sanremo, l'albergo chiaramente ne traeva vantaggio, quindi è stato frequentato da moltissime importanti. Fino agli anni 70 il mondo del G7 ha frequentato Sanremo e quindi anche il nostro albergo. Ultimamente il livello di clientela è cambiato, sono cambiate le mode, sono cambiate, però insomma l'albergo è rimasto sempre sul mercato. Il periodo che noi abbiamo persone diciamo più conosciute, senz'altro il periodo del festival, comunque durante la stagione abbiamo sempre un ottimo livello di clientela. 150 anni vuol dire anche aver attraversato tutto quello che la storia comporta, due conflitti e poi anche il periodo storico che stiamo vivendo ultimamente. Come il Royal ha attraversato e superato tutti questi momenti? Il primo conflitto praticamente non è arrivato alle nostre porte, si è sentito maggiormente. Il secondo conflitto, l'albergo fu occupato dalle truppe prima tedesche e poi inglesi e poi credo che sia stato acquartierato dalle forze occupanti per un certo periodo, riaprì l'attività nel 1947. Naturalmente una delle prime cose che furono fatte, già il proprietario dell'epoca, che poi l'albergo per 150 anni è appartenuto alla stessa famiglia, una rarità nel settore del lusso e degli alberghi, e il primo investimento che fece, a parte ricostruire l'albergo perché fu bombardato parzialmente, fece la piscina con un progetto di Gio Ponti. Piscina costruita in un periodo che non andavano di moda le vacanze estive, ma erano invernali, la nostra alta stagione era l'inverno, l'estate. Avevano già capito che sarebbe cambiato tanto, quindi diciamo. Ultimamente, chiaramente come tutti gli alberghi di lusso, siamo stati impattati prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Europa. E devo dire che abbiamo perso una gran parte dei nostri clienti ucraini e russi, che erano comunque una percentuale importante in alta stagione. Una grande impresa guarda sempre al futuro, quindi adesso spegniamo le 150 candeline, ma bisogna guardare ai prossimi 150 anni. Sì, continueremo il nostro piano di investimento, l'anno prossimo faremo degli investimenti importanti che riguardano il completamento e il rifacimento delle camere, faremo le facciate e inizieremo a lavorare alla piscina. Già quest'anno faremo dei lavori intorno alla piscina. Sanremo è una città che sarà sempre capace di attrarre clienti di lusso. Sanremo si trova in una posizione geografica eccezionale, di fianco alla Costa Azzurra, servita da un ottimo rapporto dove la gran parte dei nostri clienti, almeno fino al 2020, arrivavano all'aeroporto di Nizza. Io credo che Sanremo, pur mantenendo la sua particolarità ligure, rivierasca, italiana, stia molto bene, possa fare tanto e avere grande opportunità a fianco alla Costa Azzurra. Chiuderei con una sua opinione personale, al di là della storia dell'hotel, al di là della storia dell'imprenditoria locale, che effetto le fa a livello proprio umano, personale, sapere di far parte di una, chiamiamola famiglia, di un'impresa storica come quella del Royal? Ah, un bel effetto, perché i manager normalmente cambiano diciamo, l'azienda abbastanza spesso, la mia media è stata di 5 anni,
e se non cambiavo azienda cambiavo sede, nelle compagnie ogni 5 anni si cambia sede, qui sono da 15 anni, questa è la mia 15esima stagione e devo dire che mi sono affezionato, mi sono cucito l'azienda addosso e con voglio dire, la proprietà e l'amministratore delegato, il nostro presidente, abbiamo praticamente lavorato per 15 anni per riportare l'albergo agli antichi splendori, voglio dire, è stato un bel lavoro. Abbiamo lavorato con il personale, con la clientela, abbiamo modernizzato i servizi, ci siamo diciamo adeguati anche ai tempi e devo dire con un discreto successo, siamo molto contenti.